A me viene sempre da prendere in giro, no, questi inizi di diretta, in cui gli influencer fanno sempre questa cosa, no, che stanno un po' zitti, guardano un po' così, poi si sistemano sempre un po' i capelli, no? Però effettivamente è strano, la prima volta che faccio una diretta succedono delle cose qua, no, che ti distraggono un po'. Facciamo subito entrare Aria perché ho visto che è già in zona. Vediamo anche, eccolo qua, Joe Potos. E ecco, buonasera, buonasera. Benvenuta. Ciao. Grazie. Ciao, Gio. Ciao. Ciao, sono Ariel. Come Potremmo fare una state? prova? Facciamo il cosplay uno dell'altro a una di Ma queste fiere del mi futuro? manca una parrucca e eventualmente i capelli, quindi. Pensavo che dicessi, mi mancano i cosplayer. A me anche manca, a me manca tutto delle fiere, anche i cosplay. Ma Non è sì, vero, sì, non ci faccio fiere, mancano. però. Ci mancano pure i cosplayer. Allora, ma intanto salutiamo tutte le persone che stanno partecipando, ci stanno seguendo, che stanno salutando. Benvenuti, benvenuti. Dicono che siete bellissimi. Lo confermo che siete bellissimi. Ah, ricambio. E cosa dobbiamo fare? Noi adesso qua facciamo, insomma, siamo un pochino quasi intimoriti, imbarazzati, intanto dal fare una live su Instagram che io non ho mai fatto. Sì. Questa è la mia seconda live, la prima era totalmente cazzona, era una roba improvvisata. Adesso il fatto che l'abbiamo programmata potrei andare un po' così in ansia, però Boh, ma ormai è vedo le vostre iniziata, non facce e si può. te va meglio. No, infatti, ma non si può più andare in ansia, ormai abbiamo iniziato, siamo qua. Infatti. Sta funzionando tutto. Tu hai creato anche un set, direi, fenomenale, cioè c'è le lucine Bellissimo. dietro, No, questo, si cioè, vede. questo è proprio il set base, cioè non ho impostato nulla, mi sono solo spostato sull'angolo della scrivania in maniera da C'è anche Kiki Delivery Service là dietro. questo, sì. Sono molto più Allora, noi qua facciamo i bonaccioni, ma dobbiamo parlare di cose pesanti come dei macigni. Aia. No. Sì, sei tu il moderatore, quindi la parte pesante iniziale tocca a te, poi Allora, noi la parte va sgrondiamo le bene. pietre, Esatto. Allora, bello. inizio io. Perché stiamo facendo questa live? Perché, diciamo, Ariel ci siamo proprio sentiti, ma anche Giopota. Ma Giopota o Giopota? Cosa preferisci? Giopota, cioè perché proprio Pota è il mio cognome, Gio è il mio nome. Ok, anch'io ho sempre detto Giusto, è Giopota. giusto. Ok. Però poi qualcuno mi dice ma Giopota. No, quelli sono Vabbè. i veneti mi chiamano così, non so perché. Ok, va bene, è regionale. Comunque, ho sentito, percepito da parte vostra un po' di disagio, diciamo le cose proprio emotive, cioè una delusione, un disagio. Eravate molto investiti da principalmente un paio di questioni, una in particolare. Diciamola subito, la mostra dell'ARF. Ok, quella cosa lì proprio, cazzo, voi vi ha spezzato il cuore. Sì, non ci è piaciuta. Mi è proprio parevo male. Vi ha proprio un po' spezzato il cuore. Tant'è vero che l'ho spoilerata prima ancora che Sì, l'annunciassero. tu eri proprio un po', sei andato un po' così, eri proprio un po' sconvolto. Ci sta, nel senso. Un po' più dietro le quinte, però anche io ho provato un pochettino a muovermi per capire, fare. Quindi, diciamo, infatti il cuore spezzato secondo me è proprio proporzionale al fatto che entrambi ci siamo un po' investiti nella questione. Certo, allora spieghiamo per chi ci sta ascoltando che cos'è la mostra dell'ARF. Praticamente quest'anno ARF ha una versione ridotta, no? Direi solo per Child, diciamo una versione più orientata soltanto all'infanzia. E all'interno di questa manifestazione ci sarà questa mostra che è su Mangiamorte, adesso non ricordo il titolo No, su esattamente. Mangiamorte o su Voldemort, Voldemort? Su Voldemort. Ah, proprio su No, Voldemort è Voldemort, l'icone ok. del male, una cosa simile. Ok, beh. Beh, però comunque. Che è stata fatta come? Chiedendo a un po'
po' a ventaglio a tutti gli autori italiani della scena del fumetto, e direi principalmente del fumetto, magari anche qualcuno che è un po' più illustratore, ma della scena del fumetto, di dare un contributo, no? Disegna una roba, che ci facciamo una mostra, poi non so se c'è un catalogo, un biglietto, comunque il ricavato andrà in beneficenza, come spesso accade in queste mostre che sono fatte collettivamente, ma appunto in questa maniera qua, no? Non è che c'è un collettivo, non è che c'è una selezione stretta, ma è proprio ognuno fa solo un pezzo e quindi si va un po' sulla quantità, e appunto voi giustamente avete un pochino provato a dire, ma siamo sicuri che sia proprio il caso di fare una mostra parli di personaggi di J.K. Rowling? E vi è stato risposto sostanzialmente sì, ci sembra a caso. E all'altra richiesta, ma potremmo almeno fare in modo che ci sia, insomma, un contributo, una segnalazione, qualcosa che faccia un po' notare le posizioni che ci dissociamo, che vi dissociate dalle posizioni transfobiche di J.K. Rowling, e non è andata a buon fine neanche questa cosa qua. Ah, wow, questo non lo sapevo, per dire. Beh, non è stato fatto in maniera super organizzata, ecco, anche questo. No, non sì, è stata certo. Una richiesta incartapollata. Questo è parte proprio della questione, infatti, di cui andiamo a parlare, proprio quanto sia complicato riuscire a prendere una posizione, a far prendere una posizione su una questione che è ancora vissuta così sfumata. Dal contesto. Sì, 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 certo, non è che volevo dire no, col cazzo, perché odiamo, cioè non c'era nessuna intenzionalità, no? Però diciamo, si è proprio visto che non c'è neanche appunto la consapevolezza di dire ci piace usare i personaggi di Harry Potter, che per me è lecito assolutamente, però prendiamo le distanze, no, non c'è stato neanche questa cosa qua. Quindi noi sappiamo che alcuni autori a cui è stato proposto hanno rifiutato, a voi era stato proposto, avete rifiutato, no, ad altri. A me non è stato proposto. A me è stato proposto. Adesso ho capito perché, adesso allora abbiamo capito perché Giopoda è così incazzato. Non perché, dice, ma come cazzo, a me non me l'avete chiesto. Io giustamente. Io faccio delle incazzature da autori, ma cioè come osi, io devo rifiutarti, scusa, tu non puoi. No, infatti, cioè. No, non siete voi, che sono io che me ne vado, non ho capito. Allora, vabbè, a parte questa cosa qua che abbiamo scoperto, quindi che è tutto una rosicata da parte di Giopota, a parte questa cosa qua, sappiamo insomma che anche altri autori hanno più o meno, come dire, esplicitamente rifiutato, magari perché era una buona scusa, non c'avevano voglia di fare questo disegno, anche li conosciamo i fumettisti, però no, sto scherzando. Allora, perché siamo così, come dire, vogliamo dire arrabbiati con J.K. Rowling, no, però perché siamo così intransigenti, mi ci metto anch'io, perché anch'io sono sicuramente intransigente, ripeto, no, come dicevo nelle stories, per una volta io sono relativamente moderato tra i tre. È vero. Forse perché io sono così ancora oltre, nel senso che proprio io dico, vabbè, ma a me cosa mi interessa di ste mostre, però vabbè, questo è un altro discorso. È quello che cerco di dirmi anch'io, con la differenza che non riesco proprio a farne una questione non personale, però vabbè. Però io credo che sia anche giusto, cioè questa è una questione politica. Allora, vogliamo spiegare... Allora, se noi diciamo delle cose proprio incomprensibili, che partiamo a parlare di cose che nessuno capisce di cosa stiamo parlando, scrivetecelo, ci fate un commentino e ci dite, ragazzi, dateci qualche cenno in più, spiegatemi questa cosa, perché insomma, questo deve essere, vorremmo anche che fosse un'occasione di confronto un pochino tra di noi, ma anche di, come dire, di informazione, cioè di far capire queste posizioni, no? Quindi, dico io perché odiamo con tutte le nostre forze J.K. Rowling. Sì, possiamo dirlo tutti in coro se volete. La parola è una sola. Insomma. Perché è una TERF. Cosa vuol dire TERF? Allora, per chi fosse magari un po' che dice, ah vabbè, ma J.K. Rowling ha detto delle cose, ha fatto dei Twitter un po' così, no, ambigui magari, ma sì, ma avete esagerato, allora spieghiamo invece che J.K. Rowling ha proprio preso delle posizioni precise, nette, fatte delle dichiarazioni,
cioè delle dichiarazioni, più e più dichiarazioni, quando si è andata a spiegare quelle dichiarazioni ha fatto dichiarazioni ancora più gravi di solito, perché è assolutamente in linea e a sostegno delle posizioni di quelle che chiamiamo TERF, cioè Trans Excludent Radical Feminist, che sono appunto una parte minoritaria del movimento femminista. Diciamo che sono quasi tutte donne che si sono formate nel femminismo qualche anno fa, almeno una ventina d'anni fa, diciamo, se non 30, che però nel frattempo sono sia questo fenomeno esiste anche in Italia, purtroppo, sia in Inghilterra che in Italia che nel resto del mondo, essendo tutte persone comunque che hanno fatto lavoro accademico, tutte femministe che appunto erano studiose, anche persone che magari hanno dato anche dei contributi importanti negli anni, hanno tutte raggiunto una certa posizione di rilievo intellettuale, politico, appunto accademico, no? Quindi vengono molto ascoltate, perché sono anche un punto di riferimento per il media mainstream del femminismo. Il problema qual è? Che questa parte minoritaria del femminismo, che però è molto visibile, ce l'ha proprio con i transgender, con le transgender, cioè le persone, in particolare, naturalmente, loro tendono a non pensare che esistano anche transgender uomini, ma sostengono che questa invenzione del genere, cioè il separare il genere dal sesso, serva a eliminare le donne in qualche modo, cioè sostengono proprio delle credono nel senso biologico in maniera scientifica, senza però prendere in considerazione facciata, senza prendere in considerazione quelle che sono tutte le sfumature dell'identità di genere, esatto, e si va a finire per fare un discorso molto ottuso, molto transfobico. Ora dico ancora questa cosa qua: queste posizioni, al di là che uno dice vabbè c'hanno delle opinioni, sono posizioni che fanno delle pressioni politiche che rendono proprio effettivamente peggiore la vita delle persone transgender, per esempio impedendogli cure sanitarie, l'accesso, limitando e rendendo più difficile l'accesso alle cure sanitarie delle persone transgender, o facendole finire in carcere, nei carceri sbagliati, femminili e maschili, insomma, proprio cose gravi. Non so come dire, non è dice ah, vabbè, non mi piacciono quelli che si vestono i jeans con risvoltino, no? È un'opinione che puoi avere, ma non è che poi qualcuno va a prendere ammazzate in testa quelli che hanno risvoltino. Invece queste posizioni qua proprio portano a quella cosa. Fanno qualcuno danni. Poi va sì, cioè aumentano, diciamo, il livello di violenza nei confronti di violenza sia istituzionale che non istituzionale nei confronti delle persone transgender. Prego. Sì, allora, diciamo che tra come tante TERF, la Rowling utilizza un tipo di retorica che nasconde la violenza di queste posizioni, appunto, no? Dietro a degli eufemismi, dietro a delle frasi chiave che però, appunto, per chiunque ne capisca un minimo, è ovvio e lampante il significato. Quindi questo è giusto per dire che io vedo ancora tante sì. persone qui in Italia, nel mondo fumetto, eccetera, che in generale hanno ancora difficoltà ad accettare al 100% questa cosa, e infatti molto spesso si ricade magari in un più generico ha fatto delle affermazioni controverse, come ad esempio secondo argomento di cui parleremo, perché sempre riguarda la Rowling, la cover e gli articoli di Linus, tutta la rivista di Linus, che è un po' nel descrivere e presentare il numero inizialmente ha liquidato la cosa con affermazioni controverse, e poi un pochettino ne ha parlato anche dentro grazie a un articolo e a un fumetto. Quindi in generale ovviamente non credo che non si possa prendere con un qualche tipo di delusione questo genere di centrismo, di tiepidino che si vive nell'ambiente attorno, no? Per noi da persone, da attivisti queer o per la comunità LGBT in generale. E quindi vabbè, questa è un po' la cosa naturale alla base di tutto. Però
però al di là di quello che possono pensare le persone individualmente in merito, essere ancora tipidine e quant'altro, per me appunto la cosa che mi ha deluso ancora di più invece è la scelta da parte di istituzioni, tra virgolette, come può essere la rivista Linus, come può essere il festival ARF, voler utilizzare e sfruttare anche la visibilità di un universo oppure una personalità che ha appunto questo problema, perché per me manifesta un trovare questo problema secondario molto rispetto all'importanza dell'universo. E per quanto appunto, cioè io e anche Joe, perché lo so, noi veniamo da fan di Harry Potter, però, cioè io aspettavo la lettera, avevo fondato il fan club, quindi ovvio che per me è un media che ha estrema importanza, ma al di là dell'importanza del media riguarda comunque la fiction, e quindi il pensare che un problema reale, della vita reale, sia trascurabile rispetto all'importanza di un lavoro letterario è una cosa che è normale, lasci, come dire, un po' così. Vabbè, poi non voglio entrare in dibattiti lunghissimi su fiction e arte, perché anzi, lì di solito sono, cioè su fiction e realtà, perché lì di solito sono dalla parte appunto la fiction, non cagate il cazzo. Però è molto diverso quando appunto l'usare la fiction da ulteriore potere e visibilità, oppure da una conferma del potere della visibilità di una persona che sta facendo del male. Quindi per me la linea è questa, è questo il problema, e è una cosa che la rende molto diversa da, che ne so, anche fosse ricondividere le fanfiction di un soldato nazista, non lo so, cioè quello sarebbe ok, perché sì, tanto il soldato nazista è morto, non può più far male, non ha potere. E anche fosse che è una fanfiction di due soldati nazisti che fanno cose, per quanto anzi, fanno i nazisti. Un concept in... No, io stavo proprio pensando a due soldati nazisti che stanno segretamente insieme, perché stavo pensando alle fanfiction, quindi interessante come concetto. Comunque, in ogni caso, non è qualcosa che va direttamente a promuovere un'ideologia nazista oggi, mentre invece paradossalmente, parlare dell'universo di Harry Potter, cioè promuovere l'universo di Harry Potter, che anche in teoria dovrebbe dare un messaggio di tolleranza e quant'altro, nella pratica va a sponsorizzare dei messaggi invece di odio. E so che può sembrare appunto una roba indiretta, ma spero che un po' con il discorso che abbiamo fatto, che hai fatto tu giustamente, Giorgio, su il fatto che ha confermato queste posizioni, che supporta delle intellettuali che stanno facendo lobby e pressione nel Regno Unito per fare delle leggi attivamente a sfavore delle persone trans, io spero che si mostri meglio questa linea diretta. E poi faccio parlare Gio, che se me ne sta parlando da un po', No, no, stai dicendo tutto tu, però. Benissimo. Che è ovvio che non sarà la singola persona, o il singolo festival che decide di non parlare di Harry Potter che farà la differenza nel grande schema delle cose, però come tutti i boicottaggi, come tutte le lotte, uno cerca di mettere insieme tanti piccoli passi. Sì, poi ognuno fa il suo nel suo, non è che possiamo impedire, cioè. Sì, penso che faccia la differenza nel momento in cui tu decidi di farlo, perché a quel punto non fai altro che diffondere il messaggio, per quanto in maniera indiretta, come dicevi, e quindi a quel punto mi fa la differenza in peggio. Per cui se io vado alla mostra del tutto ignaro di quello che sta succedendo dietro le quinte della persona, J.K. Rowling, autrice, continuo in qualche modo a perpetuare il fandom, no? Portare avanti la legacy, come si dice in italiano, l'eredità di Harry Potter in qualche modo. Non dico che l'opera vada in ogni caso abolita, No, certo. però penso che a un certo punto vada un attimo ridimensionata a livello per cui dici, per esempio, a tuo figlio, sì. Questo, non gli dici di non leggere questo libro, però c'è da istruire riguardo al fatto di chi c'è dietro.
secondo me è importante fare luce proprio su di chi è la voce che sta parlando, qual è la voce che stai ascoltando e quali sono le cose che ti sta dicendo e cosa non ti sta dicendo, perché tra l'altro poi ci sono, si dice che in Harry Potter ci sia già ci siano dei sentori, però vabbè, non lo so, io l'ho letto più volte, non ci ho mai fatto caso su questa cosa, ma non è così. No, sì, è vero che poi uno si va anche a vedere con senno di poi, dice allora andiamo a cercare le cose, ma Esatto, ma forse poi anche una. ognuno è libero, cioè ognuno ci vede Sì, quello che vuole vederci, chiaramente, però infatti, vabbè. non è quello il discorso. Allora, io su questa cosa qua, del fatto che le opere di usarle, non usarle, io sono sempre, insomma, certo, aumentare la consapevolezza degli autori, chi sono, cosa fanno e cercare di non dargli potere, io su questo. Sono d'accordo. Il Rispetto a potere una alle mostra, opere, non agli autori, dici? esatto, sì, Ok, questo sì. giusto. Però è chiaro che nel mondo in cui viviamo, ora come ora, l'opera e l'autore sono veramente molto difficili da separare, nel bene e nel male. Cioè, io sarei per la separazione opera-autore proprio alla grandissima. Il problema qual è? Che se tu, dal fatto che la tua opera ha successo, acquisisci potere, è quello lì il problema, no? Cioè, perché tu non, cioè io sarei per separare l'opera e l'autore nel senso che io manco devo sapere chi è che l'ha fatto. Quindi a quel punto lì tu non hai potere, allora fai che cazzo vuoi. Allora io sono libero di godermi l'opera a prescindere dall'autore. Però effettivamente se la diffusione di un'opera aumenta il potere dell'autore, c'è da ragionarci. Motivo per Devo. cui, infatti, scusami se ti interrompo, Prego, però prego. cioè, ci tengo a dire che io, per esempio, ci ho provato a separare l'opera dall'autrice in questo caso. Quando uscì la notizia, o comunque se non, anche se non si sapeva di preciso quali fossero le sue posizioni, si intuiva, no? Già si percepiva un po'. E ho provato a dire: vabbè, la metto sotto al tappeto e dico: no, vabbè, non importa. Insomma, è una cosa su cui posso passare sopra. Sì. Con tutto il bene non ce l'ho fatta, cioè a un certo punto mi sono detto se continuo così vuol dire che sto semplicemente essendo in qualche modo omertoso nei confronti di questa problematica e sono in qualche modo complice e questa cosa non mi va bene. Quindi non riesco No, proprio, certo. con tutto Ma no, no, ma il bene. quello anch'io, a me è successo, cioè alcune cose mi levano proprio poi il piacere di andare a godermi l'opera, purtroppo. Esatto, Cioè, perché poi quando sto lì ci penso, dico, vabbè, e chiudo. No, per dire, in questo caso qua, secondo me, se posso dire, ho trovato molto più grave rispetto a una mostra su un personaggio che poteva essere fatta magari con un, appunto, dicendo qualcosa, dandogli una certa chiave di lettura, insomma, sì, trovo molto più grave dedicare una La copertina copertina, di Linus non a Harry Potter, ma proprio a lei. l'autrice, prima donna Cioè, sulla quella, copertina di sì, Linus, forse la infatti, seconda. seconda, no? Sì, sarà uscita Sì, era la prima di quest'anno. Vabbè. credo le due donne del nuovo corso di Linus. Ci chiedono se nella saga di Harry Potter è difficilissimo. Allora, pertinente il fatto che nella saga di Harry Potter ci sono solo personaggi eterosessuali e i pochi queer non sono nemmeno dichiarati. Non solo non sono dichiarati, ma sono anche, come dire, Dichiarati a sembrano posteriori. aggiunti un po' in post-produzione, no? Cioè, Sì. dice sì, forse dopo un certo punto d'età non c'è proprio nessuno che non sia eterosessuale, ma no, lui è stato così. Certo, come no? No, Diciamo no, no, no. che magari è pertinente a una discussione intellettuale su Harry Potter in generale, però secondo me non è pertinente al giudizio su Rowling e appunto quanto possono essere. Non voglio usare legittime, però qu quanto possono risultare fastidiose operazioni del genere celebrative non cambia tanto in realtà, perché è pieno di saghe young adult dove non ci sono personaggi queer, però non, cioè, come dire, è solo la normale eteronormatività, ma non è quello di cui stiamo parlando in questo Che momento, comunque cioè, anche quella non è neanche di di speciale. sì, è anche quella di altri tempi, per cui magari se Harry Potter fosse Sì, stato scritto oggi sarebbe diverso. Se non ci esatto, sarebbero sicuro. comunque le donne trans, No. probabilmente, però allora, capisco. Sì, sicuramente. Sì, no, effettivamente in questo caso ha poco a che vedere veramente poco a che vedere con l'opera. Cioè, abbiamo proprio un'autrice che ha preso delle posizioni politiche precise e che prescindono proprio dalla sua opera. Questo è anche un po' quello che mi.
che mi lascia appunto leggermente più, non so come dire, non mi sento di condannare o di essere proprio super critico nei confronti di una mostra sui personaggi di Harry Potter. Invece mi sento molto critico su dire facciamo un numero di Linus sull'autrice con l'autrice in copertina, cioè quel numero è celebrativo dell'autrice. Okay, c'è un altro modo per dirlo, no? Io posso dire subito che non ho avuto modo di accedere a questo numero perché uno, non voglio supportarlo, due, non mi è capitato di andare lì a sfogliarlo, quindi non so alla fine cosa c'è stato scritto dentro, magari Ariel o tu in qualche modo. Allora, io ho visto solo il fumetto di Nicolas Balboa, che era appunto la prospettiva trans comunque sull'argomento. Sono stata molto contenta che l'abbiano chiamato a esprimersi e non so perché appunto ha fatto entrare di spiego Antonia Caruso nel numero, perché lei doveva scrivere cioè stava pensando se avrebbe scritto un articolo eccetera, invece poi l'articolo dentro l'ha scritto una giornalista intellettuale di Tron di cui non mi ricordo il nome purtroppo, e mi piacerebbe anche leggere. Ma lei Maura non mi ricordo assolutamente. Vabbè, lei di Tron purtroppo anche io non ho avuto modo di leggerlo e sfogliarlo tutto, ho visto moltissime tutte in realtà le preview che hanno postato sui social, e vedevo un commento che parlava del fatto che appunto la mostra di Arte almeno raccoglie i fondi per Mediterraneo e non è un evento ufficiale. Sì, infatti il fatto che non sia un evento ufficiale, cioè io non stiamo facendo questa live per condannare né la mostra né in realtà Linus, anche perché non ha senso, non siamo, vabbè. Condanna non è una parola che mi piace in generale, è una critica, al massimo critica e per la mostra di ARF per me è detto con il massimo dell'amore, perché l'ARF è proprio la mia fiera del cuore e ne ho parlato anche con diverse persone dell'organizzazione di ARF e quindi appunto ne parliamo nel merito, anche sapendo che ci sono persone dentro ARF come che potete immaginare, tipo le organizzatrici della SELF che sono mega attiviste transfemministe, che non è che appunto anche loro non avessero delle perplessità riguardo, ecco. Esatto, e quindi comunque nel senso anche per quanto riguarda gli altri autori, io con tanti mi sono confrontata sapendo che avrebbero accettato, tipo Samuel che ha scelto di partecipare per fare qualcosa che parlasse della questione Rowling, e a questo punto meno male che lo fa lui, perché appunto nessun altro altrimenti raccoglie un minimo di prospetto di spunto sul fatto che la Rowling è una TERF. Questa era cominciata a vedere, raccoglie fondi per Mediterraneo, a me è una cosa che infatti un pochettino ha amareggiato, perché io ho proprio provato a portare in agio la cosa, magari una parte dei fondi diamola proprio, no, a una serie di trans. Antonia mi ha citato Genderlens, se non sbaglio, che è proprio un'associazione per minorenni trans o comunque di gender creative, e secondo me non ci sarebbe niente di meglio per contrastare, diciamo, le azioni. È un po' come le compagnie aeree che poi piantano gli alberi, quindi a me piacerebbe mi sarebbe piaciuto che Arpa facesse una cosa del genere, e mi auguro che da questo e da questa critica, magari per intenti futuri, ci sia questa come iniziativa, che sì, secondo me è ottima. E poi non mi sembra nemmeno di stare chiedendo il mondo, perché comunque è notizia dell'altro giorno in Nuova Zelanda, in un festival di letteratura per ragazzi, hanno deciso di evitare di fare un talk legato ad Harry Potter. Ora, non so se questa si può definire cancel culture o cosa, però loro, gli organizzatori, si sono giustificati dicendo noi non vogliamo in nessun modo, in qualche modo, essere associati a un messaggio di non inclusività, che secondo me è una cosa super legittima. Ed è questo che un po' mi aspettavo che sarebbe voluto succedere, muovendo queste critiche, e ciò non vuol dire, insomma,
sparare a zero su chi ha deciso di partecipare, perché non è quello il problema. Anche perché li conoscevo, cioè sono tutti amici Sì, nostri, per cui l'altro. no, infatti sarebbe. Per il dubbio, Cioè, una volta, cioè, è stata una cosa che ho visto sul disegno di Pallone e ho detto: Madonna, che bomba, chi l'ha fatto sul disegno? Cazzo, l'aveva fatto Pallone e ho detto: Ma com'è possibile che Pallone ha tirato fuori un disegno così bello? povero di notte si doveva impegnare, guarda. Ma no, ma secondo me mi è uscito per sbaglio. Ha fatto sta cosa. È bravo, Bello, però. però. Sì, è bravo, ma bello, cioè, proprio mi ha dato una certa cosa. Non avevo neanche capito cosa fosse, no? Ho detto, ma cazzo, sto disegno c'ha un bel picchio. Vabbè, comunque, dette le mie stupidaggini e le mie cattiverie, dirò un attimo invece la cattiveria su Linus. Naturalmente, non Sì, giusto. compriamo Linus perché veramente questo corso io lo trovo noioso. Cioè, anche queste, al di là del fatto che. Cioè, anche lì ci partecipano amici che fanno a volte delle cose molto belle, alcune copertine sono bellissime, alcune illustrazioni sono belle, però io questa ultimo corso di fare tutti i numeri dedicati a gente morta, mi lascia un po'. Tranne la Perché è Rory, una. purtroppo, vedi? Eh Mannaggia, no, però vedi, magari. secondo me è proprio la categoria gente morta. Non è personaggi storici, la categoria gente morta c'è dentro anche gente viva, capito? Ok, ho capito. Ah, ok. È proprio Il gente morta, non concetto so. della morte. Cioè, è gente che dici, per tutti potrebbe esserci il Mandela Effect, cioè tutte persone che hanno già fatto quello che dovevano fare, che comunque sono diventate delle icone, a volte loro malgrado, e io dico perché state facendo questa cosa? Perché poi non è poi tanto semplice fare un numero su questo, cioè. Vabbè, comunque, è ancora una cosa, una pubblicazione che non capisco. Secondo me ha un impatto sempre meno rilevante al di fuori del nostro cerchio, cioè Ah proprio di sì, dici, autori. ce la suona e ce la Molto, sì. canta a noi stessi. Purtroppo, sì. Una mia amica, che non è un'autrice, ma una lettrice, mi ha detto: Sai, ho notato che tutte le volte che qualcuno sta parlando di Linus. È qualcuno che dice: Ah, ragazzi, il prossimo mese esce questa mia cosa su Linus. Cavolo, Fa, e nessun altro. E è vero. purtroppo un po' è vero. Cioè, l'impatto di Linus è veramente, al di là del fatto che è impossibile pensare che abbia l'impatto che ha avuto, però, cioè, io non capisco neanche tanto questa cosa di tenere vive cose che hanno 40, 50 anni. Insomma, vabbè. Sì, Comunque, al di questa è là una della mia polemica personale, la tua cosa personale, sì, a me questa è per una esempio cosa mia. piace il fatto che ci sia appunto una, anche solo fosse per noi, mi piace pensare che la nostra nicchia di pubblico, di appassionati di Ok. fumetto, eccetera, possa avere un suo prodotto in edicola. E quindi, non so, almeno mi fa pensare che non siamo totalmente scevri dalla vita reale, la carta, sai, queste cose da boomer che poi voglio. Però a me Però piacciono, quindi per esempio a questo. me Linus non dispiace, cioè Vedi. Questo era per spiegare il motivo per cui io sono moderato in questa discussione. Perché non ritengo queste cose rilevanti, capito? Cioè, la mia. È questo il problema. Cioè, nel senso, quello è il motivo per cui io veramente non le. Mi viene anche da dire, ah, sì, ragazzi, non chi se ne importa. Cioè, frega. Sì, sì, nel senso, mi sembra che abbia un esiste. impatto così basso sulla vita in generale delle persone, che forse è una battaglia, però invece è importante parlare di questa cosa qua, cioè anche che sia un'occasione di una riflessione proprio su la responsabilità degli autori, la responsabilità dei lettori in quanto figure politiche. Sì, per me è proprio un discorso di scelta politica, che io faccio l'errore di proiettare sugli altri, nel senso, quando mi vedo delle cose che reputo problematiche per la mia comunità, parto subito in guasto, mi incazzo tantissimo e cerco di, cioè, cerco di trattenermi nello sparare a zero. Ci riesco molto difficilmente. E tanto è vero che io ho, per esempio, la mostra di ARF, mi sa che l'ho saputo prima della copertina di Linus. E questa cosa l'ho scoperta perché un altro dei partecipanti mi chiedeva consiglio su come fare questa illustrazione per la mostra di ARF. E io ho detto: no, guarda, Hai detto non chiedere a me e non farlo. Il mio consiglio è lascia stare, non lo fare. Alla fine non l'ha più fatto, quindi. E non è la l'unico. tua advocacy ha funzionato. Sì,
Tra l'altro anche un'altra persona, ho fatto una serie di stories a riguardo, sia su Arch che su Linus, un'altra persona partecipante ha deciso di non partecipare più dopo quelle mie stories, quindi in un certo senso mi rendo conto che il mio impatto in qualche modo può essere utile. Però il punto è che, la luce. Che io trovo molto, mi cazzo facile. Perché faccio l'errore di pensare che tutte le persone debbano considerare ogni loro azione una scelta politica, perché io non riesco a fare altrimenti. Nel momento stesso in cui decido di fare boh, una qualsiasi, cioè, che ne so, mi chiama la Salani e mi dice fai la copertina di Harry Potter, se io dico di sì, perché mi pagano 5.000 euro a copertina su 7, sì, sono bei soldi, sto ci campo. Sì, no, infatti, va bene. Facciamo la Bloomsbury, è quella inglese di Harry Potter, forse. Non mi No. ricordo. Vabbè, comunque, io per il soldo magari dico sì, perché così ci campo un anno e mezzo con tutti quei soldi, però di contro ho fatto tutto il contrario di quello che dico di voler sostenere. Sì. E quindi non riesco a non vedere questa cosa della scelta politica, del dire no, non lo faccio in quel caso, per esempio, perché voglio essere fedele a quello che proprio in maniera molto etica, morale, io voglio essere fedele a quello che sostengo. E non mi posso aspettare che tutti facciano questo discorso. E infatti per questo motivo, dopo l'incazzatura, c'è un momento di ognuno fa le proprie scelte in base a quelle che sono le proprie idee o non idee, perché comunque il problema principale è proprio non avere ben chiaro l'impatto che si può avere. E alcuni di questi, quando glielo fai notare, lo capiscono e lì fanno una scelta. Invece, tu puoi anche fare la scelta di non scegliere e quindi continuare per la tua strada senza fare nessun ragionamento di impatto personale sulla comunità. E molte delle persone coinvolte, sia nella mostra che nel magazine, comunque. Cioè, qu quanti esponenti LGBT c'erano? Uno, due, cioè uno per mostra e uno per la mostra e uno per il giornale, mi sembra. Non saprei, Cioè, in almeno realtà, cioè, di quelli sicuro che io di sappia, quelli eh. che prendono posizione in me, cioè almeno che io sappia, delle persone che hanno effettivamente preso posizione in merito nel contesto della mostra o della rivista, dovremmo avere uno, massimo due casi in merito, che sicuramente sono meglio di zero, Sì, come sempre, qualcosa è sempre meglio di certo. zero, Sì. Però però sicuramente, cioè nel senso. dico, È proprio una cosa che. gli organizzatori potevano fare lo sforzo di, insomma, siamo tanti autori LGBT in Italia, solo che siamo in pochi a essere sulla cresta dell'onda. Cioè, io non sono stato chiamato, sono ancora molto molto arrabbiato per questo. Si sappia Sì. che questa è una mia grande rosicata. È tutta rosicata, tutta la live per quello. Sì, quello è il motivo. Quello è il motivo. E infatti Poi per Linus tutti e tre, quindi stiamo rosicando anche sì, cazzo, esatto. nessuno ci ha legato, porca miseria. Per la Oh. mostra poi comunque non è vero perché so che sono stati contattati almeno altri tre autori LGBT. Altri Che tre però hanno lanzichenecchi? rifiutato. Come? Altri tre lanzichenecchi? Sì, esatto. Lanzichenecchi è una parola bellissima. Com'è bello il concetto, devi sentire, Mirko si può parlare per molto tempo dei lanzichenecchi e quanto sono meravigliosi. Comunque, scusate la Faremo una brevissima live anche digressione. su questo. Sì, la è contentissima. Sì, secondo me. Questa è una cosa, però in generale, a prescindere dal chiamare o meno che è rilevante,
Sì, no, mi piacerebbe proprio che appunto, cioè, che venissero chiamati per essere ascoltati anche poi in qualche maniera. Infatti, perché, il mio discorso è coinvolgere le voci che tu in un certo modo, indirettamente, se ne sei consapevole, stai interpellando. Però se tu mi fai una mostra di Harry Potter e non sei consapevole del fa una mostra, un giornale, gli articoli, e non sei consapevole che comunque le voci coinvolte fanno la differenza, il tipo di voce proprio, secondo me c'è una grande noncuranza, una grandissima noncuranza proprio sulla questione politica di tutto l'impatto che si può avere. Io credo che sia più un po' inconsapevolezza. Sì, noncuranza è inteso quello. Sì. Non è sì. malizia, non è no, malizia, non sicuramente, credo. No, no, sicuramente no. Non da parte, forse non malizia distribuita, diciamo, in tutta la redazione da parte di Linus, però sicuramente nell'operazione commerciale di Linus c'è un po' più consapevolezza per il fatto stesso che hanno messo un contrapposto. Sì. Un minimo lo sapevate in qualche no modo. Ma sicuro il punto è proprio che lo sanno e considerano l'aver messo il contrapposto una mossa sufficiente, sì. Mentre invece ovviamente chi vede solo la copertina nell'edicola e tutte le altre condivisioni che hanno fatto su la Rowling quanto è brava, leggo tutte le sere Harry Potter a mio figlio eccetera, hanno invece una narrativa che è totalmente celebrativa e quindi sì. Lì appunto parlando proprio di lei, sì, la cosa lascia sicuramente un sapore più amaro in bocca e sicuramente c'è molta meno inconsapevolezza, anche perché diciamola tutta, la mostra è anche vero che nel momento in cui hanno chiamato gli autori e quindi hanno chiamato me persona XY e abbiamo cominciato a parlarne e a dire forse si potrebbe fare questo o quest'altro, cioè è anche vero che uno in un mese e mezzo magari non può cambiare le mille cose che ha organizzato, compreso il dare i fondi da qualcun altro o cambiare il concept della mostra, non lo puoi fare perché hai già preso accordi con il comune, avrai fatto un piano, cioè ha un senso che capisco. E nella lavorazione di una rivista per cui chiami delle persone a fare un contrapposto, c'è la consapevolezza di dire ok, sto coprendo un personaggio che è controverso per queste ragioni. E se non sbaglio avevano fatto anche un discorso simile per Woody Allen, avevano fatto un numero su Woody Allen. Mi sembra di sì. Gente morto. Però appunto non so, io trovo un po' grave mettere il discorso Woody Allen sullo stesso piano della Rowling, perché appunto la Rowling fa condivide odio su un gruppo di persone, cioè non è che ha fatto un atto criminoso verso una persona o poche persone, come può essere la controversia di Woody Allen, no? Che poi ho fatto sì, delle sì, per cose assurdo, personalmente molto... criminose. Sì, sì. Chi non l'ha fatto del resto? No, infatti. Vabbè, diciamo, oddio, sicuramente. Oddio. No, non, in non la molestia non... di bambini, magari. No. Questo non è una cosa. Però i capelli a mio fratello li avrò tirati. No. Vabbè, sì, cioè... C'è anche da dire che la questione di Woody Allen è leggermente più sfumata, vabbè. Adesso non entriamo più... nella. Sì, esatto, vabbè, non entriamo nella questione. È solo per dire che, appunto, secondo me è una questione in realtà che sta proprio su un altro piano, non puoi sì, mettere un personaggio me. Controverso contro persona che politicamente sta facendo degli atti conservatori sì. e di odio, cioè, sì, uno, sì. Ecco, forse è un modo proprio semplice per farlo capire a chi deve rifletterci, che proprio tipo per una persona trans mettere la faccia della Rowling è come la faccia di Salvini per tutti noi, che siamo sì. progressisti, ok? Questo sì, è proprio sì. il modo più base che riesco. Sì, ed è una cosa che ho cercato di spiegare più e più sì, volte. Sì, sì, ma... è così, è proprio così. Questa cosa non è stata percepita in nessun modo, ma... È un po' più di... non è così semplice da far capire. No, assolutamente. E non parliamo di Fedez, perché cioè, a quel punto veramente mi ha fatto veramente rendere conto quest'ultima polemica di come le persone non riescano a... Cioè, oddio, non voglio dire che io ho ragione, loro hanno torto nel non vedere come però... stanno le cose. Però forse è un po' sì. Nel senso, ma perché non si fa nemmeno il minimo sforzo di cercare di vederlo nella mia ottica, capito? Quindi cioè, proprio c'è un muro che non...
spesso io, vabbè, tra l'altro la cosa di Fedez, mo tra l'altro abbiamo 15 minuti che ci mancano, quindi sicuramente non riusciamo a sviscerarla, quindi... ormai non possiamo, mi sa che non possiamo aprire Fedez. Se vogliamo ancora dire qualcosa sulle TERF, perché forse è un po' la cosa di cui abbiamo parlato di più all'inizio, sì, qualcuno ha detto, nei commenti ha detto, non sapevo questa cosa delle TERF. No, giustamente, perché comunque è una cosa abbastanza specifica, no? Ed è abbastanza assurdo anche. Vabbè, però al di là di queste figure qua, per esempio, la loro presenza mediatica anche in Italia ha un certo peso, e tanto che stanno facendo, diciamo, come dire, l'emanazione TERF più importante in Italia è Arci Lesbica, sì, purtroppo, infatti, che è anche lì c'è un grosso problema, perché non sono ancora state in qualche modo buttate fuori dall'Arci, che sarebbe il caso, perché ormai iniziano veramente in maniera esplicita ad avere delle posizioni quasi deliranti. Io sono andato un po' nei commenti, ho provato un po' così, e dicono delle robe veramente... Beh, siamo al limite. Oggi Billon le ha condivise. Esatto, cioè, sono arrivate su quel piano lì, cioè, sono riuscite a sostenere delle posizioni che sono uguali a quelle del cattolicesimo fascista. Più estremo, quindi, fascista, sì. Quindi è proprio, dico, quando ti succede una roba del genere, no? Sì, può capitare di essere d'accordo anche con persone con cui di solito non sei d'accordo, ma quando ti ritrovi d'accordo proprio con i reazionari, con i fascisti veri, magari qualche domanda fatela, no? Cioè, fai un attimo. Invece c'è proprio questa, ecco, lì anche la cosa, no? Di dire, vuol dire che hai anche perso proprio quello di cui parlava prima Gio Pota, cioè quella coerenza interna, quella tua etica che diceva, bene, ho una serie di posizioni, però non è che per arrivare a quell'obiettivo allora tu strategicamente ti allei con chiunque. Cioè, cazzo, perché stiamo comunque facendo spesso delle questioni di principio che hanno sempre delle ricadute che servono, no? Anche il DDL e Zanna, che è la cosa su cui si sono opposte Arci Lesbica Nazionale, suppongo. Poi per una roba, un cavillo, stanno facendo una roba, come dire, dovete notarci, cioè come se avessero detto, ah, questa è l'ultima occasione che abbiamo perché qualcuno... per rompere i coglioni, non so come dire, no? La sensazione è quella lì, perché ti viene proprio da dire, ma adesso cosa vi volete attaccare a sta frase, perché che è cristallino, no? Di quello di cui parla quel... con tutto che io non è che sia proprio uno che ama le leggi, e no? Non so come dire. No, io sono critico nei confronti del DDL Zanne, per dire. Però, comunque, se in generale... Passato, porca miseria, cioè... cioè assolutamente bisogna... sì. Nel senso, uno può avere delle critiche, un altro discorso è dire no, non dovete far passare DDL Zan perché ho paura, cioè quello che dicono è ho paura che poi qualcuno dichiara di essere un uomo, dichiara di essere una donna e viene a molestare le persone nei bagni pubblici entrando nel bagno, cioè veramente questa è la posizione, cioè sul serio poi dicono questa cosa qua, no? Come se questo dice, questo dice, proprio loro ha fatto un papiro dove diceva questo, sì. E anche le TERF italiane iniziano a sostenere questa roba qua. Cioè che gli spazi delle donne verranno invasi da uomini che fanno finta di essere transgender e entrano, quindi a quel punto entrano negli spazi per molestare. Assaltare, per molestare. Come se ci fosse bisogno di tutto questo, no? Cioè come se invece normalmente gli spazi, non so come dire, cioè come se uno stupratore seriale... Comunque se vuoi, esatto. Cioè io ho provato a dire, ragazzi, però se dobbiamo andare a vedere un po' le statistiche, no? Di dove avvengono le aggressioni, le violenze, qualsiasi tipo di violenza di genere è in famiglia, allora cosa facciamo? Mettiamo fuori legge la famiglia eterosessuale? Per me magari, sì. Magari. Cioè io ci sto, no. Però voglio vedere, io ho proprio detto, io ci sto, però voglio vedere se Pillone è d'accordo poi. Cioè riuscite poi a essere d'accordo su questa cosa qua? Perché io ci sto, Visto che non stiamo facendo quella cosa lì, almeno cerchiamo, no, di... Ma infatti... Noi diciamo magari ironico e poi ci screenshotano e dicono tipo come quelle cose. No, non siamo... queste... Ma il mio non è ironico. Ma il mio non è ironico. Ma io non sono ironico. Non peggiorare la situazione. Vedi, queste sono le cose. Adesso dirò queste cose super controverse. Sono le cose che la sinistra potrebbe imparare dai metodi dell'alt-right, che sono molto più cripto. E dicono, non mostrate il vostro power level. Però attenzione, perché invece, secondo me, dovremmo imparare anche un'altra cosa dalla destra. Sì.
cioè spararle veramente grosse. Ah, così dici almeno quella cosa, guarda che hai ragione, hai quella ragione. Cosa loro la fanno sempre, no? Cioè loro, cosa, loro ti dicono bisognerebbe sparare a chiunque tenta di attraversare un confine, no? E affondare i barconi. No? Lo sanno che non, è, non andremo veramente per ora sì, sì. a affondare proprio la gente, però intanto magari li lasciamo affondare e comunque sì. non, non c'è ancora una cazzo di legge sugli ussoli, no? Hanno ottenuto quello, sì. no, per dire. Sì. Quindi allora io inizio a dire, mettiamo fuori legge il matrimonio. Tutti i matrimoni, avete rotto il cazzo con sta stronzata di sposarvi. Ok? Iniziamo proprio a dire bisogna distruggere la famiglia eterosessuale famiglia. Perché è problematica la famiglia, lo sto dicendo? Iniziamo a dire queste cose qua e vediamo poi se almeno riusciamo discretamente d'accordo, però, e vediamo se riusciamo a far passare almeno un cazzo una legge che abbia un minimo di criteri, di dare un minimo di protezione della gente che chiaramente sono categorie oppresse. Porca miseria, sì. Non so, ma cos'altro devono... Non so. This escalated quickly, comunque. io faccio questa cosa qua. Sono quello moderato se parliamo di Linus e delle mostre. Sì. Perché appunto poi io nella mia testa sono questa cosa qua. Allora, qua ci dicono... Citerei Trouble Blood, che ha scritto la Rowling, un libro che porta avanti questi luoghi comuni sulla violenza sulle donne che sono statisticamente falsi. È l'ultimo libro, mamma mia, cioè, sì. proprio... porta per di più avanti una narrazione dello stereotipo, esatto. Proprio del cliché del serial killer che si traveste da donna, che c'è, anche in, sì, che c'è anche in Silenzio degli innocenti, Psycho. È sì, proprio un... secondo me alla fine è un buon momento per dare anche i riferimenti bibliografici che invece sono videografici. Io videografici direi che devono vedere i video sulla Rowling di Natalie Wynn, cioè il canale Contrapoint, e di Lindsay Ellis. Questi sono i due video che così proprio... prendetevi 4 ore di tempo e guardate. Se devo sono dire forse tra i sì, sono molto lunghi, sono molto interessanti, sono molto in inglese. Sì, sì, è vero. Ma anche molto comprensibili, dai. Insomma, se con non i sottotitoli, ci sono, mi sa che ci sono i sottotitoli, non lo so. Lingue. Comunque, forse tra i due... In sì, in inglese sì. Forse tra i due... non, come si chiama? Non mi viene adesso. Non Contrapoint, non ma... Lindsay Ellis. Sì. Perché lei appunto fa anche tutto quel discorso sugli stereotipi. Contrapoint fa proprio... è un po' più... Ti dà proprio un'idea anche, no? Di ti quale sia il peso... culturali pop che puoi riconoscere. Sì. Cioè, narrativa. Cioè... Di sventura, no? Per dire. Sì, madonna. Quanto la transfobia sia proprio... Sì. Ci sia in tutti noi, proprio anche noi tre. Cioè la transfobia è presente. Sì, sì. In sì, qualche sì, modo. Sì. Come razzismo, come tutto il come resto. Razzismo, qualsiasi cosa. Sì. E, ecco, questa cosa qua è tutto un argomento molto interessante, cioè quanto le narrazioni... Sì, è molto interessante, però... sì, sì, cioè un capitolo a parte, no? Per assurdo, noi qua abbiamo parlato di un'autrice, delle posizioni politiche di un'autrice, non dell'autrice, no? In questo caso le sue posizioni... Sì. Sono già così chiare che non c'è neanche bisogno di andare a dire in che modo le opere creano l'immaginario comune, no? Il buon senso, quello che chiamiamo buon senso alla fine è sempre costruito su narrazioni che noi abbiamo assorbito negli anni e che magari possono anche portare avanti idee e informazioni totalmente sballate, tipo queste qua che sostengono le TERF. Sì. Cioè che esista un problema statistico di gente che si... Cioè... Sì, segnalo che Contrapoint dovrebbe avere i sottotitoli in italiano. Contrapoint okay, secondo me ha una cercare. Prospettiva interessante perché parla... lei parla proprio della Rowling più nello specifico. È un discorso che mi piace tanto di Contrapoint, che cerco sempre di tenere a mente anche quando parlo di altre questioni, non solo di questa, e anche nel pensare appunto a... gli autori che possono avere un'opinione diversa dalla mia, le persone che partecipano, le persone che mettono su queste iniziative, fa anche un discorso molto importante di comprensione, di indagine del perché la Rowling si sente in un certo modo, del perché le TERF si sentono in un certo modo, e quindi sì, secondo me
è importante da tenere a mente per capire che anche chi è un tuo avversario politico, cercare di non utilizzare le stesse tecniche che utilizzano e Sì. quindi demonizzarlo a prescindere come una persona senza umanità, ma capire che sono paure che vengono spesso da disagi oppure da cose complesse, incluso appunto la pop culture, che lì si torna invece al video di Vintey, che cioè, permette di Sì. vedere perché c'è questo immaginario, che ovviamente non giustifica la violenza e non è un modo per dire che allora non hanno colpa, ma è un modo per anche secondo me avere un'ottica che è più efficace in realtà per andare a risolvere il problema culturalmente, si spera. Cioè, noi che siamo operatori culturali, quello che dobbiamo fare, secondo me, al di là di parlare tra di noi, che ovviamente è molto piacevole, di cercare di mettere là fuori critiche in questo senso, ma è anche poi tenere a mente queste cose per, con il nostro lavoro, creare un immaginario collettivo che sia diverso e che possa anche guarire certe ferite nella psiche delle persone. Che, detto così, sembrava fare chissà che cosa, No, che ovviamente però. No. una singola opera non lo può fare, però. La collettività di opere, sì, secondo Io su questo sono veramente molto d'accordo e forse a questo punto vi strapperò la promessa in diretta di fare altre live su questi temi. Magari sarebbe bello. io ci sono Debattete. sempre per parlare di queste Sì. Un po', cose. eh? Io. Dai, no. Mi fa piacere. No, veramente, perché questo è veramente, cioè ci sono tante questioni da cui possiamo partire anche secondo me proprio nel fumetto. Appunto quella domanda, un po', io ho fatto questo titolo da saggio degli anni 70, no? Sesso, genere, politica, il fumetto è pronto. Io per assurdo dico che il fumetto è più pronto di tante altre cose. Vabbè, ma basta vedere, cioè, ok, è lontano, però è anche vicino. L'America lo fa dagli anni 70, dagli anni 80, cioè, questo discorso proprio nel fumetto mainstream. Quindi, secondo me in Italia siamo molto indietro sul fumetto LGBT. Però tu non paragonarti al fumetto nel resto del mondo, tu paragonati al livello medio italiano. No, ah, ok. Cioè, tu pensa a quanti autori, autrici, autoru importanti transgender ci sono al di fuori cioè, di Ah, al di fuori musica. dell'Italia, Di dici? no, dico di musica, no, no, di Ah, musica in ok. Italia. Cioè, Sì, certo. a livello di fama di fumetti brutti, no? Sì. No, penso che lei sia davvero la C'è solo prima fumetti personaggio. brutti. E comunque fa fumetti, no? Cioè, non è così scontato. Non è. Io infatti, penso spesso, penso diciamo, ah, il fumetto indietro. Però attenzione, forse no. Sì, magari rispetto al fumetto da altre parti, ma non credo rispetto agli altri media in Italia. No, E credo certo, che sia però lì che. proprio per questo dico, Quindi c'è spazio, secondo me, c'è spazio di. sì, però dico C'è proprio per questo, manovra. il fumetto è Sì. storicamente pioniere, cioè lo è Sì, perché stato in altri certo. luoghi dove appunto in quel periodo non si parlava di alcuni argomenti e tuttora questa storia evidentemente si sta ripetendo anche qui e Josephine è una prova proprio concreta. Allora, noi dobbiamo chiudere comunque su questa cosa che dicevi, voglio solo dire che secondo me il fumetto, per le sue caratteristiche di essere povero ancora, ci guadagni Sì. poco, ci metti tanto a farlo, ci vuole, però non costa un cazzo, ti permette di mantenere degli spazi al margine anche se sei molto diffuso e quindi ti permette delle libertà che altri media non possono permettersi, tipo la TV. Vero. Quindi io porto avanti quest'idea qua, anche se non è vera, lo dico lo stesso. In Intanto tutti si particolare mettono a cazzare. l'autoproduzione, fate E beh, lì autoproduzione. l'autoproduzione fai quello che vuoi. Poi qua abbiamo Fede Doodles che fa una sorta di battuta, non battuta, su Harry Potter, dicendo che Tom Riddle in Harry Potter accede alla Camera dei Segreti tramite il bagno delle ragazze, vero? Come faceva a Ah, sì, entrare? è vero, erano Come le faceva a entrare? ragazze? Siamo sicuri che Eh erano sì, perché poi le ragazze? Perché questo c'era è Mirtilla. Mirtilla malcontenta, spoiler, che Va è bene, vittima adesso. del Allora basilico, avevo la vittima ragione. del basilisco, del basilico. Già voglio la cena, quindi sto Sì, esatto. pensando. Va bene, allora, ci dicono che altre live le seguirebbero volentieri, ci salutano, grazie mille. Io, secondo me, questa live è abbastanza interessante, mi piacerebbe salvarla, per cui chiuderei. Vai, a
Addio. Vi saluto, ciao. Grazie, è stato bello. Buona serata. Facciamo bene. Sì, anch'io, tanto vorrei vedervi. Anche noi. Sì. Più nel mondo reale. Sì. Ci saranno occasioni, dai che vaccinatevi. Vi bacio, magari. Ciao, baci. Grazie, ciao.